Arriva una telefonata. Pronto? Vorrei sapere chi parla. Pronto? Buongiorno, ecco, buongiorno. Va bene, buongiorno. Sono Salvatore, Salvatore, per gli amici Salvo. Come sta, signora Rosa? Buongiorno, io sono solo Salvo e le auguro una buona giornata. Sto bene, bella, sto bene, Salvo. Sta bella, riderà. Bella, riderà. No, non è che riderà, è riderà e basta, poi lui la ripete più volte. Volevo tanto vuole, per cui è una canzone che io, lei capisce, no? Per lei è perfetta. Io mi chiamo Salvatore, Salvatore. Per gli amici Salvo, signora Rosa. Sì. E quindi mi piacciono tutti i cose doppie, no? Sì, sì. Io ascolto i dicchi, ha capito? Va bene, va New York, bene. New York, queste cose qua. Quelle che hanno doppia. Bravo. Doppio nome, va bene. Come sta, come sta? Sto bene. Ma ce l'ho detto perché mi chiamo Salvatore, Salvatore, per gli amici Salvo Salvo. Ce l'ho detto mai. Se vuole lo può ripetere. Sì. Una storia è drammatica. È drammatica, sì. Sì. Perché quando io sono nato, mio nonno, Uzzoniano Antonato, non so se lei l'ha mai sentito nominare. L'ho sentito nominare da lei più volte. Uzzoniano Antonato era veramente un uomo Antonato, signor La Rosa. Se si chiamava Antonato. Lo chiamavano da sta maniera perché era Antonato, ah. Ma per davvero chiamavano da sta maniera? Se non fosse stato Antonato. Io era tipografo ma Antonato. Certo. Antonato ma ignorante. Ignorante ma onesto, onesto ma tipografo. Va bene. Me l'hanno, quando mio padre ci disse... Ci posso domandare una cosa? Perché io ero un soggetto di mio padre, certo, era il nonno materno. Certo. Uzzoniano Antonato. Sì. Era il papà di mia mamma. Esatto. Mio padre, che stava lavorando il giorno che io sono nato, grande lavoratore mio padre, ci disse a suo soggetto che era mio nonno, Uzzoniano Antonato. Sempre lui. C'è ancora lei? Sì, allora, ci sono. Io la sto seguendo, vada. Sto seguendo? Sì. Allora ci disse, ossia che faccio? Ma ossia a calare Piccerino che io sono impegnato. Me l'hanno che ci diceva, no? Perché me l'hanno, era intronato, ma era educato. Me l'hanno, era intronato, ma educato. Ma signore, ma ignorante, ma intronato. Esatto. Basta, ci disse, va bene, ce voglio io. Partivo, io ero tranquillo, eravamo in questa, come si chiama, l'ufficio dell'anagrafe, no? Ufficio anagrafe, perfetto. Non si calavano i piccirieti. Non si calano, dove si dichiarano, non si calano. Io parlo, le registrazioni della nascita. Esatto. Bene così. Basta, me l'hanno, si assottava, io aspettavo educatamente il suo turno, perché me l'hanno, era intronato ma ignorante, ma tipografo ma educato, ma intronato. Basta, si assottava, io aspettavo il suo turno, no? Sì. Hai detto questa cosa, che io mi vuoi chiamare come pazzo di mio padre, Non gli piaceva, Non ci piaceva. Non gli piaceva, Io avessi avuto piacere che io mi avessi chiamato Iano, come io. Certo. Perché giustamente, sape com'è, no? La c'è quell'orgoglio, quando lei che è nonno, signora Rosa, è nonno. Non ancora. Spero di diventarci presto nonno, ma ancora i miei figli sono. Però può capire, no? Diciamo il piacere, no? Di un nonno, diciamo, di avere sono un nipote single. Che si chiama come io, è una cosa bella, no? Sarebbe bellissimo, certo. Bella, c'è la rosa, bella. Basta, me l'hanno, si assottavo, basta, a un certo punto, come chi lo chiamavo tempestivamente, c'era se senta lei, aiutamo una cagliata, ma chiudo l'ufficio. Come si chiama sto piccoletto che mi ha calare? Che me l'hanno picchiato alla sprovvista in quel momento, sape? Era da che ci pensava, dice, aspetta, come si chiama? Ah, poi ci viene in mente immediato, infatti io ci disse con certezza e sicurezza e sottolineando ulteriormente Salvatore. Dopo c'è fu il momento del panico, signor La Rosa. Sì. E quella pausa andò menso, sape, non ci voleva. Perché chiedo l'impiegato dell'anagrafe o dalle Alcis. Mi scusa, se io non sono nato, perché lo conosceva. Certo, chiaramente. Lo sapeva conosco, che era intronato, ma tipografo ma onesto ma ignorante ma intronato. Lo sapeva che. Soiano, mi scusa. Sì. Com'è che si chiama sto piccerito? Io ci ho domandato, no, per conferma. Che me l'hanno, ci ho confermato. Salvatore. Dopo chiedo dubbi. Quasi non ne voglio, ma scusate com'è, per scrupolo di coscienza, che ci ho domandato per l'ultima volta. Quindi proprio ha voluto verificare. Soiano, per verifica ulteriore, perché non volesse che poi qua c'è un misunderstanding. Ho detto bene, c'è la Rosa. Ha detto benissimo, qua ci vorrebbe l'applauso. Ma Misunderstanding. Era ignorante, ma tipografo, ma onesto, ma ignorante. Sì. Misunderstanding, non capivo. Sì. Vuole spiegare lei che vuol dire, signor La Rosa? Quando non vi capite bene, c'è un fraintendimento. Bravo, misunderstanding. Esatto. Fraintendimento. Vi siete fraintesi. E cioè io ci ho domandato, ci disse per l'ultima volta a Soiano, come si chiama sto piccerino? Dopo, mio nonno non ci visto il chiodo l'occhio, ci resta ora, basta. O piccerino si chiama Salvatore. Dopo chiedo, va bene, dice, allora, sto dicendo così, ci scrivo Salvatore. D'accordo. Io ci scrivo Salvatore, per gli amici, Salvo. Proprio un misunderstanding brutto. Ah, mio nonno era tronato, signor La Rosa. Però Salvatore.
dottore, si può chiamare un bambino tipografo, ma zonato ma onesto ma ignorante ma tipografo, signor La Rosa, lei non lo sa. Ma me l'hanno qua, c'è come nao, lo sto apprendendo sentendolo. Una volta ci fu un caso in cui un parrino del paese c'aveva, diciamo, una casa che ce l'aveva lasciato una zia, e ce l'aveva vuota, no? E la voleva affettare, signor La Rosa, come è giusto che sia, no? Certo. Uno che c'aveva una casaleggia, che fa? Te ne legge. Dice, ora me l'affitto. È un bene inutile. Basta, se io non ne ci resto, io non sono nato. Hai bisogno del bello cattello che aveva fatto la casa. Me l'hanno, tipografo, ma onesto, ma ignorante, ma tipografo. Ci resta, vostra parra con mia, faccio il parroco, che ce lo faccio io. Unì a sta casa, che ho un cattello, ci vuoi metto io stanotte stesso. Chi non ci resta l'indirizzo? Me l'hanno, ci preparavo il cattello, perché me l'hanno, ozzoiano non sono nato. Era zonato ma tipografo. Tipografo, ma onesto, onesto, ma ignorante. Ignorante, manzonato, signor La Rosa. Il giro è sempre quello. Notte a notte ci dice bello cattello. E se ne va a mettere il cielo nella casa, l'indirizzo preciso che ci ha parato, o pace parroco, nella casa vuota. Sì. Se no, domani a mattina, signor La Rosa, come pace parroco, va a andare a casa leggia. Ha trovato china di picciritti, signor La Rosa, di ogni età. Ma da 0 a 14 anni, signor La Rosa. Ma come mai? Come c'erano palloni, apparecchi fatti con calannario, e picciritti con bicicletta, gente che si abbracciava, cosa abbiamo roba cone, cosa votava sopra il letto. Lo sapevi perché, no, signor La Rosa? Glielo chiedo subito, perché? Perché Menanno, ozzoiano zonato, era tipografo, ma era ignorante, ignorante ma onesto, onesto ma tipografo. Lo sapevi che ci aveva scrivuto invece di Sloca? No. Si gioca! No. E aveva trovato tutti i piccinetti che giocavano dei hit, hai capito? Ma che era diventato? Un parco giochi? Ah, certo, si gioca! Perché Menanno era tipografo, però... ma zonato ma onesto, onesto ma tipografo. Arrivederci! Arrivederci, salvo salvo, grazie!